Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura facciamo il punto sulla situazione pandemica. Positivi e ricoveri in calo, con l'Abruzzo che è tornato in zona gialla. Il virologo Paolo Fazi invita però alla prudenza e spiega che probabilmente ad oggi è preventivabile in autunno una quarta dose. Ce ne parla Paolo Renzetti. Dottor Paolo Fazi, ricoveri in discesa, numero di positivi in discesa, Abruzzo tornato in zona gialla, si inizia a vedere la luce, ma non bisogna abbassare la guardia, lei lo ha detto anche nei giorni scorsi. Proprio così. Allora, la situazione epidemiologica fortunatamente volge al meglio. Abbiamo un minor numero di casi, abbiamo un minor numero di casi da ospedalizzare. I decessi che osserviamo adesso sono situazioni legate a 3-4 settimane fa, perché purtroppo quando si aggrava questa patologia non ti fa morire nell'arco di 24-48 ore. Solitamente purtroppo è un'escalation progressiva e graduale, quindi sono situazioni, diciamo, di 3 o 4 settimane fa. E Omicron non è ancora quel tanto auspicato virus endemico cosiddetto, che è in grado di causare solamente un raffreddore comune. Le cose non stanno in questi termini. È ancora un virus che spaventa e può mietere anche ancora numerose vittime. La situazione perché è miglioramento? La situazione è miglioramento perché fa caldo, è aumentata la temperatura e quindi questo virus patisce l'aumento della temperatura. Ci aspetterà un'estate che la passeremo sicuramente meglio delle ultime due, soprattutto della prima, quando non c'erano vaccini e quando il virus era sicuramente più virulento e patogeno, però Omicron starà con noi, circolerà fra di noi. Noi dobbiamo cercare di farlo circolare poco, in modo tale da presentare una platea ridotta di soggetti infetti per il prossimo autunno-inverno, perché per il prossimo autunno-inverno, salvo situazioni molto fortunate, fortunose, cioè una variante che riuscirà a sostituire radicalmente Omicron ad altissima capacità infettante e apatogena, ma probabilmente ancora presto, probabilmente avremo a che fare ancora con Omicron o con una generazione di virus molto prossima ad Omicron, anche se sicuramente meno patogena. Dottor Fazi, per chiudere, quarta dose di vaccino, vogliamo un po' chiarire, si farà chi diciamo verrà vaccinato? Perché si deve fare? Perché l'incontro tra questo gruppo, questa famiglia di virus, i coronavirus, con la specie umana produce anticorpi non molto duraturi. La mediana della presenza di anticorpi che ci proteggono è di 9-12 mesi. Questi 9-12 mesi però sono un periodo di tempo che si osserva nel soggetto giovane immunocompetente. Nel soggetto anziano, nel soggetto fragile in quanto immunodepresso, ovviamente la possibilità di avere anticorpi neutralizzanti e che riescono quindi a proteggere l'infezione, il tempo si riduce notevolmente e quindi è giusto fare una quarta dose in questo gruppo di soggetti anche in questo periodo. Per quanto riguarda tutti gli altri, probabilmente faranno una quarta dose prima dell'autunno, per prepararsi poi, diciamo, alla circolazione del virus, come dicevo prima, nei mesi più freddi, e non lo so se dovrà essere necessaria una quinta dose, magari fatta come per il virus influenzale, magari ogni anno nel mese di ottobre-novembre. Questo però non si può prevedere, dipende da come andrà l'epidemiologia di Covid-19 nel mondo. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. I PM hanno richiesto il rinvio a giudizio per il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, e per la cooperativa La Rondine di Lanciano. L'inchiesta è quella dell'appalto da 11 milioni di euro per i servizi extra ospedalieri, inchiesta assegnata dal suicidio in carcere di Sabatino Trotta. Il GUP ora dovrà decidere se gli ultimi due imputati ancora in ballo, il manager e la cooperativa, andranno a processo oppure no.
erano attese e sono arrivate. I PM Anna Benigni e Luca Sciarretta hanno firmato e inoltrato al GUP le richieste di rinvio a giudizio per il manager dell'ASL di Pescara Vincenzo Ciamponi e per la cooperativa La Rondine di Lanciano. Il giudice dell'udienza preliminare ora potrebbe decretare il non luogo a procedere, ma con ogni probabilità la vicenda dell'appalto truccato da 11 milioni di euro finirà in tribunale. Secondo quanto ricostruito, la cooperativa si sarebbe aggiudicata i servizi extra ospedalieri corrompendo Ciamponi, regalandogli un Rolex mai rinvenuto e almeno 8.000 euro. Tra il manager Domenico Mattucci, allora presidente della Rondine, ruolo di tramite lo avevano assunto Luigia Dolce, coordinatrice della cooperativa, e Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Mentre Mattucci e Dolce hanno patteggiato e ricevuto la sospensione della pena 2 anni e la non menzione, Trotta si suicidò in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto, il 7 aprile scorso, decretando la fine del filone politico dell'inchiesta. In ballo, infatti, secondo la procura, c'era altro al di là dei soldi. Trotta, che alle scorse regionali si era candidato con Fratelli d'Italia, risultando il primo dei non eletti, mirava una scalata all'interno del partito della Meloni, una scalata sponsorizzata proprio dalla cooperativa lancianese da circa 650 dipendenti e 10.000 assistiti che gli avrebbe assicurato un bacino elettorale. Come confessato dalla Dolce e confermato dalle intercettazioni, Trotta e la coordinatrice si erano recati insieme a Roma per consegnare una busta a un funzionario ministeriale, la cui identità è rimasta ignota, poiché mentre Trotta lo incontrava, la Dolce passeggiava per le vie della capitale. In mano agli inquirenti, quindi, gli elementi di prova riguardano solo la turbativa d'asta. Ciamponi resta saldo alla guida dell'ASL pescarese, finora nessuno ne ha messo in dubbio il ruolo. L'azienda sanitaria, dal canto suo, su questa vicenda si è espressa solo in 2 circostanze. La prima, il 23 aprile, quando fu rivendicata la legittimità dell'appalto. Il provvedimento di aggiudicazione e l'eccessivo contratto, si leggeva in un comunicato stampa, sono stati sottoscritti a seguito di approfondita e rigorosa istruttoria ad opera dei competenti uffici amministrativi dell'ASL, con la consulenza di un legale esterno esperto della materia. La seconda, quella del 27 aprile, quando con un secondo comunicato diramato 4 giorni dopo il primo, l'ASL ha annullato l'appalto per gravi illeciti professionali, poiché la gara, si legge nel testo firmato da Ciamponi, fin dall'inizio perseguiva interessi privati e non pubblici. Nel frattempo la Rondine, per cui insieme a Ciamponi è stato richiesto il rinvio a giudizio, all'arresto di Mattucci ha eletto un nuovo presidente, smarcandosi dalla precedente gestione. Archiviate invece le posizioni di Antonio D'Incecco e Anna Rita Simoni, componenti della commissione di gara. È probabile che i PM li ritengano più utili come tester nel processo ormai alle porte. Come in altre città italiane, anche a Pescara questa mattina c'è stato un sit-in dei lavoratori della TIM. Chiedono risposte da parte dell'azienda sul futuro occupazionale e sollecitano un tavolo governativo. Oggi in Italia c'è una protesta dei lavoratori della Telecom, anche qui a Pescara c'è un presidio che riguarda tutto l'Abruzzo. Quali sono i motivi di questo sit-in? Stiamo cercando di avere un tavolo con le istituzioni, sia territoriali ma soprattutto nazionali. Abbiamo inviato richieste di incontro fino anche al presidente Draghi per capire cosa sta succedendo in questa azienda, ma tutte le ricadute che ci possono essere sull'intero settore delle telecomunicazioni. Il rischio è che un'azienda sistema paese, TIM, subisca l'ennesimo scempio, una grande azienda che viene svenduta, viene smembrata e che in qualche modo perde la caratteristica di avere il riferimento nel mercato delle telecomunicazioni, trascinando, diciamo, in una logica di mercato che è incomprensibile in un sistema paese che dovrebbe garantire oggi il diritto alla connessione. È un'avvertenza questa molto sentita in Abruzzo. Quanti sono i lavoratori interessati da questa avvertenza? Parliamo in Abruzzo di circa 600 lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro, quindi andiamo incontro a un disastro sia non solo sociale ed economico ma anche occupazionale. 600 lavoratori che in tutta Italia diventano 43.000 circa, e riguardando anche tutto l'indotto arriviamo circa 83.000 lavoratori, quindi almeno 300.000 famiglie potrebbero trovarsi in mezzo alla strada. Noi non possiamo permettere questo. La nostra protesta oggi ha questa doppia valenza, proprio la prima contro l'azienda, perché l'azienda sta mettendo in piano, in questi giorni sta presentando un piano industriale
che mette veramente a repentaglio l'integrità di Telecom, quindi veramente anche la sopravvivenza stessa della Telecom per come l'abbiamo conosciuta, perché mettendo in atto questa separazione, questo spezzatino delle varie aziende, nessuno sarebbe salvo, sarebbero toccati tutti i dipendenti, e quindi si metterebbe in discussione proprio il ruolo dell'azienda Telecom, che ha avuto in questi anni la capacità di unire l'Italia, di collegare tutti i piccoli centri. Stabilizzazione dei precari per la partecipata dal Comune di Chieti, Teatri e Servizi. Ieri pomeriggio i sindacati hanno presentato la proposta passata al banco di prova della votazione e ora si pensa ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con un'unità speciale istituita all'interno del Comune. Selenia Secondi. Accordo sindacale per la stabilizzazione dei precari di Teatri e Servizi, la partecipata che si occupa di riscossione delle tasse, di gestione dei parcheggi e servizi cimiteriali a Chieti. Un modo che permetterà di derogare il ricorso al lavoro somministrato e consentirà a 23 lavoratori interinali di continuare a lavorare per la società partecipata. Tra un paio di anni poi i lavoratori potranno prendere parte ai concorsi che apriranno le porte all'assunzione. Proprio ieri i lavoratori della Teatri Servizi hanno ratificato con un referendum un contratto di prossimità che ci consentirà di assumere entro il 2022 due dipendenti che lavorano con contratti a tempo determinato ormai da oltre 10 anni. E una volta che la società approverà tutti i bilanci e si doterà di un piano industriale innovativo, la possibilità per chi lavora mediante agenzie di somministrazione di partecipare a una selezione pubblica concorsuale, vedendosi attribuiti dei titoli di merito per il servizio finora svolto presso la Teatri Servizi. Si sente sempre più spesso dire che non si può perdere il treno dei fondi del PNRR. Come si sta muovendo l'amministrazione in questa direzione? Ma intanto noi sin dall'insediamento abbiamo partecipato a tantissimi bandi di progetti finanziati col PNRR, siamo stati ammessi ad oltre 40 milioni di finanziamento. Oggi stiamo anche riorganizzando la struttura amministrativa dell'ente, proprio ieri in giunta abbiamo approvato su mia proposta una unità di progetto, e cioè un gruppo di lavoro, di coordinamento che interessa tutti i settori dell'amministrazione, che dovrà valutare quali bandi possono essere al centro della nostra attenzione e soprattutto coordinare le attività amministrative di tutti i settori dell'ente. La crisi in Ucraina potrebbe ripercuotersi anche sull'economia abruzzese. A rischio ci sono 86 milioni di euro di export verso la Russia. La guerra riguarda tutti. Se la Russia dovesse invadere l'Ucraina, le ripercussioni potrebbero giungere fino in Abruzzo. Il 41% del gas che arriva in Europa, innanzitutto, proviene dai giacimenti siberiani. Nel 2021 oltre un quinto di quello arrivato, secondo l'Oxford Institute for Energy Studies, ha attraversato l'Ucraina. Ma c'è dell'altro: dall'allargamento della NATO a est, dall'intervento militare russo e da un'eventuale guerra, l'Abruzzo potrebbe perdere 86 milioni di euro. Questo l'ammontare dell'export abruzzese verso la Russia, secondo il centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Degli 86 milioni, 51 riguardano le esportazioni della sola provincia teatina. Se consideriamo i problemi già attuali, come l'aumento del costo delle materie prime e dei trasporti della merce, in caso di embargo e sospensione degli scambi commerciali, il danno per l'economia abruzzese potrebbe essere immane. C'è un precedente, quando nel 2014 il governo di Putin decise l'occupazione della Crimea, anno in cui fu soppresso il volo Pescara-Mosca. A causa del conflitto, dal 2013 al 2021, l'export abruzzese ha registrato un calo di oltre il 75%, il crollo peggiore tra tutte le regioni italiane. Se nel 2013 il valore delle esportazioni era pari a oltre 260 milioni di euro, nel 2021 è stato meno di 63 milioni. Il Chietino, nel periodo considerato, ha perso l'81% e detiene un inquietante primato tra i primi 20 territori italiani presenti sul mercato russo per valore delle esportazioni e quello che registra il crollo peggiore, tanto da scivolare al 40° posto. Solo la provincia dell'Aquila registra una crescita negli ultimi 9 anni, pur restando tra gli ultimi territori per valore dell'export. Auspichiamo che ci sia ancora spazio per la diplomazia, ha dichiarato il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli.
Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, aderendo a una richiesta di Confesercenti, ha incontrato oggi le associazioni per parlare delle problematiche di commercio e turismo in un momento che doveva essere di rilancio. Incide però pesantemente la questione del rincaro delle bollette. Taucci, il post pandemia, le bollette, la crisi, molte piccole aziende rischiano di fallire e di chiudere da qui a qualche settimana. È un grido d'allarme che oggi avete lanciato al prefetto di Pescara, ma che riguarda un po' tutta la regione. Assolutamente sì, ma è un grido di allarme che vuole diventare anche da sprono per tutto il territorio, per far sì che si attuino una serie di politiche e di azioni che evitano tutto ciò. Per cui è una richiesta che il prefetto ha fatto immediatamente sua, per far sì che si inizino una serie di tavoli di lavoro per programmare, sviluppare e trovare soluzioni nell'immediato, nel medio e lungo termine. Oggi, soprattutto a distanza di 2 anni di pandemia, il problema economico è molto più accentuato rispetto a prima, molto più a rischio il mantenimento delle microimprese. L'online sta facendo i danni perché la gente è abituata si è troppo abituata a rimanere a casa. Dobbiamo procedere per far rivivere le città e una volta riattivato questo sistema siamo certi che anche il commercio, il terziario, ma anche il turismo potrà ripartire. Nel suo intervento diceva che oggi c'è anche un problema di credito, le piccole imprese, le piccole aziende non riescono ad avere credito dal settore finanziario. Più che non riescono ad avere credito, hanno problemi nel rimodulare e rinegoziare i propri mutui. In alcuni casi c'è un muro che non ancora riusciamo a comprendere perché naturalmente scende la capacità economica delle imprese e loro vorrebbero mantenere il rapporto sicuro e certo con la banca, ma in alcuni casi non trovano situazioni tali da poter rinegoziare. Questo è un allarme molto importante che deve essere comunque attenzionato. Situazione bollette? Situazione bollette, siamo fortemente preoccupati perché in alcuni casi incidono del 300% e diventano forse la prima spesa di un'impresa, per cui lì la condizione è ancora da verificare fino in fondo, però la preoccupazione è altissima perché poi si ripercuoterà sul costo del prodotto finale. I commercianti di Silvi sono sul piede di guerra dopo i lavori di realizzazione della pista ciclabile, ma tra le problematiche insistono anche la questione parcheggi e decoro urbano. Stefano Recanati. Notiamo che questa amministrazione, tramite i lavori e le sue scelte, ci hanno lasciato una città in completo dissesto. Siamo preoccupati, siamo stanchi. Una città sempre più abbandonata a se stessa. E questo è il pensiero dell'associazione commercianti Silvicom, stanca, a detta degli stessi, di accettare scelte scellerate fatte negli ultimi decenni, come ad esempio quello della pista ciclabile, che a sua volta si trascina dietro il problema parcheggi, sempre meno e in certe situazioni anche non regolamentati, nel tratto centrale della riviera. Non esente da critiche anche la nuova passeggiata sul mare ed in generale il decoro urbano di una delle città con maggior affluenza di turisti nella stagione estiva. Non è possibile fare dei lavori senza pensare a quello che è necessario prima. Bisogna procedere per step e qui c'era bisogno di vedere prima i parcheggi, una viabilità, sistemare il manto stradale, avere cura del territorio. È questo quello di cui abbiamo bisogno, non nient'altro. Abbiamo delle idee che però possono essere diverse e non devono essere per forza le nostre. Noi quello che vediamo è una pista ciclabile che sta in una situazione scandalosa ed è stata appena costruita e ancora non finisce, quindi ci preoccupiamo di quello che verrà e di quello che verrà fatto anche con la passeggiata sul mare. Siamo preoccupati, non vuol dire che non le vogliamo queste cose, è importante. La situazione epidemiologica ed ora il caro bollette stanno lasciando strascichi importanti, per questo si augurano i commercianti l'incontro formale del 17 con l'amministrazione possa essere un primo passo per apporre delle soluzioni concrete. Qua rischiamo brutto, ecco perché noi chiediamo all'amministrazione di ascoltarci, che oramai sono rimasti solo 40 giorni della stagione estiva, sappiamo che sta diventando sempre più breve e quello che ci interessa a noi è far trovare una Silvi pronta, bella, per il quale i turisti possano tornare. È stato consegnato al primario del reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Chieti il ricavato dell'evento di beneficenza che a Natale ha visto protagonisti
i due artisti Michele Di Toro e Piero Mazzocchetti. Al nostro microfono il professor Francesco Chiarelli, primario del reparto di pediatria. Noi intendiamo con questo contributo cominciare una ristrutturazione del reparto di pediatria dell'ospedale di Chieti, che contiamo di fare nel giro di un tempo ragionevole. Ci siamo dati la fine di quest'anno per poterlo fare. Naturalmente c'è bisogno di risorse finanziarie che la nostra ASL mette già a disposizione, ovviamente non sono infinite queste risorse, e quindi noi contiamo con questo contributo e con altri contributi che verranno successivamente, come abbiamo già fatto in passato, di poter completare questa ristrutturazione del reparto di pediatria. Il primo step sarà con questi fondi donati dal Comune di Chieti di 2.700 euro di ristrutturare la guardiola degli infermieri, che è un primo contatto degli utenti, delle mamme e dei bambini appena entrano nel reparto di pediatria. Si va sempre più spesso fuori Abruzzo per curarsi. Per quanto riguarda proprio la pediatria, i dati quali sono? I dati sono più confortanti per quello che riguarda la pediatria. Soprattutto negli ultimi 10 anni c'è stata una riduzione, soprattutto per le malattie croniche, il diabete del bambino, la celiachia, la fibrosi cistica ed altre malattie croniche. Dobbiamo colmare il gap che riguarda il pronto soccorso pediatrico, che è un progetto che porteremo avanti, e poi anche la terapia intensiva pediatrica, che è uno dei motivi per i quali i bambini abruzzesi vanno fuori. La raccolta di fondi con Michele Di Toro e Piero Mazzocchetti di Natale ha portato i suoi frutti: 2.700 euro destinati al reparto di pediatria di Chieti, ma è solo l'inizio di una serie di tante altre donazioni. Esattamente, abbiamo scelto questa finalità così nobile di beneficenza a favore della pediatria del nosocomio Teatino, proprio perché riteniamo che il Natale sia dei bambini e loro siano il futuro, e quindi è giusto stargli vicino per migliorare le condizioni del reparto. E infatti questi fondi andranno a ristrutturare una parte importante del reparto di pediatria, appunto, dell'ospedale di Chieti. La prima di una lunga iniziativa a favore del nostro ospedale. Saremo sempre vicini concretamente per questo binomio cultura e beneficenza. Annoverato tra i borghi più belli d'Italia, Castelli si candida per l'Abruzzo a paesaggio culturale da salvare. Il progetto è stato sviluppato dal Consorzio Punto Europa e da Unico Gran Sasso, l'associazione di 22 comuni della montagna teramana. Ascoltiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Castelli, borgo internazionale della ceramica, si candida ad essere il paesaggio culturale abruzzese da salvare e da vivere. 22 comuni teramani e le più importanti istituzioni del territorio, capitanati dalla provincia di Teramo, si sono stretti intorno a questo progetto sviluppato dal Consorzio Punto Europa e da Unico Gran Sasso, al fine di rendere Castelli il candidato ideale in Abruzzo nell'ambito dell'avviso per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di estinzione. Presentiamo questo progetto questa mattina, che punta su tre asset fondamentali, cioè il rilancio del nostro museo, delle ceramiche, la nostra scuola, il nostro liceo, il nostro orgoglio e tutto quello che è il comparto dell'artigianato. Io penso che i finanziamenti del PNRR sono fondamentali per il rilancio del nostro paese e diventano vitali per realtà come Castelli, perché Castelli è una realtà in difficoltà, che soffre di spopolamento e che rischia realmente di scomparire, e questo è un allarme che deve, come dire, essere lanciato dal sindaco, ma deve essere raccolto da tutti, dal Presidente della Regione, ma anche dallo stesso Presidente del Consiglio, perché Castelli è un valore universale dell'Italia, ma dell'Europa. Conosciuto nel mondo e annoverato tra i borghi più belli d'Italia, Castelli ha subito negli ultimi anni un grave spopolamento, passando dagli oltre 3.000 abitanti nel 1800 a soli 990 residenti nel 2020. La Regione Abruzzo valuterà il progetto di rivitalizzazione di questo meraviglioso paese, e a tifare ci sono tutti i comuni della montagna teramana. Oggi le istituzioni, non solo, sono insieme per valorizzare il territorio provinciale. Credo che il risultato emblematico sia proprio questo: uniti insieme per fronteggiare delle esigenze che vanno verso lo spopolamento, il degrado delle aree interne, su un progetto che ha una validità tecnica, quindi scevri da ogni condizione politica o di campanile, ma abbiamo solo valutato quali sono le condizioni, e Castelli ha tutte le carte in regola per avere la meglio su questo bando. Salvare Castelli, la sua arte ceramica e le sue bellezze, sarebbe un obiettivo strategico per l'intera regione, ma anche per l'Europa tutta.
Il COPE ha immaginato e iniziato questo bel percorso. Assolutamente, un percorso entusiasmante che vede tutti i soggetti del territorio, un ponte virtuale tra la tradizione millenaria castellana e il futuro di questa regione, non solo di Castelli, Castelli come perla d'Abruzzo, come luogo simbolo per tornare a crescere attraverso la cultura. Dobbiamo ritornare a parlare di ambiente, di cultura, ma anche di territorio, e soprattutto questi borghi devono tornare a crescere. Ci sono le risorse, bisogna mettere in campo le strategie necessarie attraverso la progettazione. Il COPE fa questo. La pagina dello sport con il calcio di Serie C. Stasera torna in campo la Lega Pro e il Pescara ancora impegnato in trasferta e di nuovo nelle Marche. Alle 21 impegno al Benelli di Pesaro contro i biancorossi di Banchini. Visto che sarà senza gli squalificati Gucci e Acquadro, per lo stesso motivo nei biancazzurri di Auteri sarà fuori Franco Ferrari, espulso nel finale della partita del Recchioni di Fermo. La zona centrale d'attacco dunque sarà affidata a Cernicoi con Clemenza, Pontisso ed Ursi alle spalle del centravanti e la coppia Pompetti-De Risio a centrocampo. Ancora out Memushai, così come Chiarella e Delle Monache, mentre ieri si è fermato anche Diambò, fuori causa per infortunio. Delfino, che non vince da 3 partite, sconfitta con la Reggiana e pareggi con Entella e Fermana, e che vede allontanarsi il 3° posto occupato dal Cesena. 3-4-3 per Bianchini, per Banchini, che avrà De Respinis come terminale offensivo con Saccani e Cannavò, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio Besea proprio in sostituzione di Acquadro. Panchina per Marcandella, mentre dietro senza Cusumano, che rimediò 10 giornate di squalifica dopo la gara col Teramo per insulti a sfondo razzista rivolti verso Aziosmanovic, dovrebbero giocare Manella, Gavazzi e Ferrini. Fischio d'inizio questa sera alle ore 21, arbitra Iacobellis della sezione di Pisa. Il Teramo invece alle 18 riceve una delle due capoliste, il Modena di Attilio Tesser. Impegno complicatissimo per i biancorossi dopo il pari di Gubbio. Nel pomeriggio conferenza stampa di Federico Guidi, che confermerà il 3-4-3 con Bernardotto centrale in attacco e i due esterni Malotti ed Andrea. Il Modena non lo attacchi facilmente se vai a intasare tutti quei corridoi centrali dove i due difensori centrali sono estremamente solidi, chiunque giochi, mi riferisco a Piacentini, Silvestri, Baroni, Pergreffi, Ingegneri, anche se ora Ingegneri è fuori lista, c'hanno sempre il play da schermo davanti ai due centrali, quindi lì è chiaro che è una zona in cui è molto, molto intasata. Io penso che per far male al Modena devi intanto essere molto bravo nella prima costruzione per saltare la pressione, il pressing dei primi 3 attaccanti, e poi devi essere molto abile a giocare sia in ampiezza che nella profondità, ma questo non è che vale per Modena, vale un po' per tutte le squadre. È chiaro che più riesci a far fare una partita sulla difensiva al Modena, a quei calciatori che amano avere il pallone tra i piedi, quanto più magari riesci a mettere in evidenza quei pochi difetti che possono avere. Sappiamo, e non è presunzione, ma spero e mi auguro che la squadra faccia una partita di personalità, di coraggio, per provare a giocarsela sapendo che è un'impresa titanica da fare, però ecco, io penso che dobbiamo essere molto bravi a fare quello che solitamente facciamo, quindi giocare bene a calcio e veloci. Io metterò in campo quelli che penso stiano bene fisicamente, al di là di quanto minutaggio hanno avuto nelle partite precedenti, ma se ho garanzie fisiche, perché sicuramente domani ci sarà una partita dove bisognerà correre forte e tanto, però se stanno bene vanno in campo, e sceglierò in base alla strategia che vogliamo attuare contro i nostri avversari. Io, con tutti gli scongiuri del caso, voglio fare un monumento al capitano, perché in 3 partite ravvicinate ogni 3 giorni ha fatto sempre 12 chilometri. Questo andrebbe clonato veramente a Rigoni, e spero che domani ne faccia altrettanti, ma veramente sta correndo come un ragazzino e sta recuperando, ma questo è anche la crescita esponenziale dal punto di vista fisico anche di Soprano, che solitamente negli impegni ravvicinati aveva sempre accusato. Si vede che ormai hanno metabolizzato le intensità, i recuperi, le velocità, e quindi di questo sono molto soddisfatto.
Però è chiaro che devo gestire le tante energie spese, perché per ora non voglio dire niente, ma siamo andati bene, non è successo nulla di negativo, e quindi spero di finire questo tour de force veramente sfiancante, continuando ad avere tutto il gruppo disponibile. E Jacoponi è chiaro che è un anno che era inattivo e deve ritrovare minutaggio, lo deve fare con gradualità, perché anche lui non deve perdere né allenamenti, non possiamo permetterci di incorrere in infortuni, anche perché gli errori che sono stati commessi da Simone sono proprio di mancanze di campo, di distanze, di letture della palla, di velocità d'esecuzione nella gestione. Fortunatamente dal punto di vista fisico però sta rispondendo molto bene. Era l'ultima notizia, il TG6 torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.